ADN Cronos. Il 2024 è l'anno delle 100 candeline della radio italiana. Nel frattempo, il 13 febbraio si festeggia la giornata mondiale della radio dell'UNESCO, il World Radio Day. Sono Valerio Masia. Le storie, la storia è il podcast di ADN Cronos dedicato agli eventi e ai protagonisti del nostro tempo. Quando pensiamo alla radio, pensiamo a qualcosa di familiare che ci accompagna da sempre. Boomers, millennials, generazione Z, tutti abbiamo conosciuto la radio sin dalla nascita. Dalla radiolina portatile al Walkman, dall'autoradio estraibile alla radio DAB. Non è difficile intuire l'età di questo mezzo straordinario. Proprio nel 2024, il 6 ottobre, la radio italiana celebrerà 100 anni di vita, un secolo di radiodrammi, musica, classifiche, radiocronache, notizie, compagnie amichevole. Un coinvolgimento che solo la radio con il suo calore è in grado di trasmettere. Nel frattempo il nostro paese insieme al mondo intero si prepara a festeggiare l'edizione 2024 del World Radio Day, la giornata mondiale della radio dell'UNESCO, in programma il 13 febbraio. Ne parliamo con Alberto Di Stefano, responsabile radio e podcast ADN Cronos. Quest'anno il tema del World Radio Day dell'UNESCO si focalizza sull'eccezionale passato, sul presente pertinente e sulla promessa di un futuro dinamico della radio. La ricorrenza è quindi un'occasione non solo per sottolineare le virtù e l'efficacia di un mezzo popolare, affidabile e autorevole, ma anche e soprattutto, citando le parole dell'UNESCO, per sensibilizzare sulle crescenti sfide che la radio sta affrontando, derivanti dalle piattaforme digitali come Spotify e YouTube, dai social media, dai divari digitali e generazionali e dal mercato pubblicitario. Visitando il sito unesco.org troviamo un'intera sezione dedicata al World Radio Day, dove si incoraggiano le emittenti di ogni tipo e di tutto il mondo a promuovere la cultura della radio e connettersi con altre stazioni del pianeta. È possibile anche scaricare gratuitamente, senza limiti di copyright, 20 file audio da ascoltare o condividere liberamente in onda, online o sui social dedicati a temi come l'invenzione della radio, radio e informazione o radio e musica. Did you know that radio is over 100 years old? Actually, radio spans 3 centuries and 2 millennia. Chiunque può celebrare e partecipare alla giornata mondiale della radio. Ecco cosa possiamo fare di concreto. Il sito dell'UNESCO suggerisce 13 idee molto semplici. Ad esempio, visitare una stazione radio, creare e diffondere una playlist di canzoni contenenti la parola radio. Mi viene in mente Radio Gaga dei Queen oppure Video Killed Radio Star dei Buggles. O creare un podcast dedicato. Esattamente quello che stiamo facendo in questo momento. Per comprendere meglio questi temi abbiamo invitato Franco Siddi, presidente Confindustria Radio TV, al quale chiediamo un'opinione sull'importanza del World Radio Day dell'UNESCO e sulla celebrazione dei 100 anni della radio italiana. È la celebrazione di un mezzo, la radio, che ha grandi virtù, che ha un elemento di comunità permanente, che esprime una condizione di informazione di rete, una connessione civile. Nel tempo, in un secolo, è stata decisiva per informare in termini di massa i cittadini su ciò che stava accadendo durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e far scattare la rete di cooperazione internazionale per liberare il mondo dal nazifascismo. E in termini moderni è il mezzo di massa e interattivo oggi per tutti, il mezzo di connessione di tutti i cittadini, anche soprattutto di coloro meno proprietari di tecnologia, anche di conoscenze approfondite delle trasmissioni e così via, perché è il mezzo che può raggiungere tutti con facilità, a casa, in auto, al telefono, offrendoci occasioni di informazione, occasioni di intrattenimento, occasioni di assunzione di responsabilità a
fronte di crisi o anche di sciagure, purtroppo, ahimè, passate i terremoti e così via, essendo continuamente collegati con il mondo o con le informazioni essenziali per rispondere ad un'emergenza. La radio è uno strumento magnifico nei suoi primi 100 anni, di gioventù soprattutto. La radio resta giovane nonostante il secolo di vita ed eventi come il World Radio Day dell'UNESCO possono contribuire alla promozione del mezzo radiofonico. Sono occasioni straordinarie di mettere in comunicazione il mondo. È una giornata di evidenziazione della realtà più vitale di ogni radio, di ogni sistema radiofonico nella sua espressione plurale a livello nazionale e di espressione della libertà che esprimono in tutto il mondo. Quindi anche chi è più lontano ha il modo, l'occasione, l'opportunità di sentirsi protagonista insieme. L'UNESCO da questo punto di vista ha preso un'iniziativa che considero di straordinario valore, che va avanti dal 2011 se non ricordo male, e che ogni anno che passa segna, siamo sempre giovani, ecco, portiamo sempre quella gioventù in qualche modo, perché ogni anno c'è una novità, c'è un elemento tecnologico piuttosto che un'opportunità di mettersi in rete con qualcosa di nuovo. Pensate ai telefonini intelligenti, non solo alle macchine con le auto con il DAB, con il digitale. Quindi l'iniziativa dell'UNESCO quest'anno assume un carattere ancora più significativo perché siamo ai 100 anni, celebriamo un secolo e non c'è la vecchiaia ma c'è l'eterna gioventù. Ed è partendo da questa attitudine verso un continuo rinnovamento che sembrano delinearsi i punti cardine per costruire il futuro della radio italiana. Quel futuro si costruisce nella creatività imprenditoriale, nella creatività produttiva, nel miglioramento dei prodotti offerti ai diversi pubblici, e si costruisce anche attraverso l'adeguamento dei sistemi di regolazione e di supporto all'innovazione. Un futuro dinamico, quello della radio, anche oltre confine della situazione attuale e delle probabili evoluzioni della radio in Europa, abbiamo parlato con Albino Pedroia, docente all'Università La Sorbona di Parigi e consulente nel settore radio. Come va la radio oggi? Bene, la penetrazione nel mezzo in Europa rimane al di sopra del 70%, il che rappresenta un ottimo risultato vista la vasta concorrenza che è nata negli ultimi 20 anni. Per il settore privato è un po' più difficile perché oggi queste radio sono confrontate alla concorrenza pubblicitaria terribile. Prendo l'esempio dei dati pubblicati 3 giorni fa in Francia. Questa pubblicità audio digitale è in aumento, ma il 75% va a 3 player che sono Alphabet, Meta e Amazon. Quindi i media classici, tra i quali la radio, non beneficiano di questo aumento. Come le radio in Europa hanno reagito a questo aumento esponenziale di nuovi contenuti? Con l'innovazione. Le radio sono sempre più su tutte le piattaforme, è producendo contenuti specifici per dei social media come WhatsApp, YouTube, che permettono alle radio di allargare il proprio pubblico. La radio domani sarà sempre più parlata, sempre più in diretta, sempre più personalità, rimarrà un mezzo di prossimità. La radio sicuramente svilupperà progressivamente quello che io chiamo un contenuto ibrido, in modo sincrono o asincrono, grafico, scritto, che verrà a completare la programmazione audio normale, che in più permetterà una maggiore interattività con il pubblico che mi ascolta. Dopo 100 anni di storia e di trasmissioni, la radio continua ad essere utile, popolare e ad offrire un contributo fondamentale per la libertà di espressione, per la democrazia e per la cultura. Mentre celebriamo con affetto e gratitudine la storia della radio, è ora di dare il benvenuto al suo prossimo secolo. Le storie, la storia. È un podcast originale ADN Kronos.
Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnchronos.com.